Ciao a tutti, sono Alessandro di Performance Lab e vi do il benvenuto all'appuntamento settimanale con The Weeks Review. Ancora una volta parleremo di cinematica di sprint e effetti sulla performance. Abbiamo già visto nella prima settimana diversi aspetti legati alla cinematica del passo, dello sprint, della biomeccanica e quelli che sono gli aspetti legati alla performance. Non solo in realtà negli sport di squadra, in questa in sport da campo. In questa seconda settimana, dedicata a, a questo argomento, andiamo ad approfondirlo e a vedere qualche altra chicca che speriamo sia interessante per vedere come migliorare la performance appunto nell'accelerazione e nello sprint. Seconda settimana dedicata alla meccanica di corsa, allo sprint, alle relazioni con la performance negli sport da campo e non solo. Eh, vediamo in questo articolo quella che è l'interazione tra la cinematica del passo e la cinematica della, eh, dello stance. Se eh, è in grado in questa, questa relazione di determinare la velocità dello sprint. Eh, secondo gli autori, è necessario chiarire prima di tutto che l'influenza della cinetica eh, dello stance ha sull'accelerazione effettiva negli atleti di sport a campo. In questo studio sono stati analizzati 25 uomini che hanno completato 12 sprint da 10 metri, 6 sprint per la valutazione eh, cinematica e cinetica. Eh, sono stati svolti ovviamente tutta una serie di test e di analisi per valutare sia la cinetica del passo che dello stance, come potete leggere qua, eh, e sono state riscontrate delle eh, relazioni, Ok, ehm, come potete vedere qui, eh, tra... Ehm, Tra la lunghezza media del passo su eh, 0-10 metri e i vari intervalli a 5-5 e la velocità, così come per il tempo di contatto che era correlato alla velocità, eh, la forza verticale dall'ultimo contatto era correlata alla velocità su 5-10 metri. Eh, e così via come potete vedere tutta una serie di correlazioni tra appunto tutte quelle che sono le variabili tra cinetica del passo e cinetica eh, e, e, e stance okay? eh, per quanto riguarda eh, la velocità di corsa sulle varie distanze eh, secondo ehm, quindi gli atleti, secondo scusatemi gli autori gli atleti eh, hanno necessità di lavorare in maniera analitica sulla tecnica di corsa per migliorare l'allenamento, per migliorare la velocità, la capacità di sprint e l'accelerazione. Quindi eh, la premessa, m, modificando comunque, andando a vedere quali atleti erano migliori sulla tecnica di corsa, eh, quali erano le variabili, è stato riscontrato che tutti gli atleti che avevano una determinata eh, cinetica e cinematica eh, del passo e dello stance avevano chiaramente una performance migliore. Quindi, andare ad allenare in maniera analitica può portare a dei miglioramenti. Secondo studio eh, che eh, parte dall'assunto, parte dalla, dalla, diciamo, dalla considerazione. Di quanto gli atleti di sport su Prato devono generare velocità elevate su distanze brevi, 10 metri o meno, sappiamo benissimo che questi anche nel calcio sono fondamentali. L'interazione tra la cinematica del passo, quindi lunghezza del passo, frequenza, tempo di contatto e tempo di volo, determina la velocità dello sprint. Questo studio ha esaminato la cinematica del passo e ha cercato di comprendere se questa predicesse la prestazione degli sprint sui 10 metri. Eh, sono state svolte tutta un'altra serie di eh, correlazioni, più o meno le stesse, simili a quelle della, 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 dello studio precedente, e anche qui è stato visto che la maggiore lunghezza del passo era fondamentale per la velocità dello sprint breve negli atleti di sport da campo e che quindi questa lunghezza del passo fosse in questo caso la mh, chiamiamola la discriminante principale da eh, sviluppare per migliorare la velocità sulle brevi distanze, quindi lavoro tecnico, lavoro sulla lunghezza del passo. Terzo studio della settimana che invece analizza i fattori che differenziano la capacità di accelerazione negli sport da campo e gli sport su prato. Eh, quali sono quindi i fattori biomeccanici e prestazionali che differenziano l'abilità di accelerazione per quanto riguarda gli sport da campo? Uh, sono stati svolti differenti uh, analisi su uh, distanze 05, 510, 010 metri. Uh, sono stati divisi due gruppi, uno più veloce e uno più lento, sulla base della velocità registrata in un primo test. Uh, ed è stato visto che uh, in, questo, in questo studio uh, bisognerebbe nei programmi volti, di, uh, volti al miglioramento dell'accelerazione. Eh, cercare di ridurre il tempo di contatto e migliorare l'efficienza della forza espressa al suolo. È importante eh, che durante gli sprint brevi eh, anche negli sport da campo, okay, per quanto riguarda l'efficacia e l'efficienza degli sprint brevi anche negli sport da campo, ci si concentri su una buona tecnica di corsa che preveda appunto tempi di contatto brevi e abbiamo visto nello studio precedente una buona lunghezza di passo. Quarto studio della settimana andiamo avanti, eh, si analizza come differenti eh, sled training, differenti tipologie di SLED training vadano in qualche maniera a influenzare eh, la dinamica dello sprint e quale quindi possa essere più efficace eh, per quanto riguarda la, eh, lo sviluppo dell'accelerazione. Okay? E come chiaramente questi va differenti carichi influenzano la cinematica dello sprint, sono stati svolti eh, lavori con resistenza con carichi dal 12% al 32% della massa corporea. La è stato visto come la lunghezza della falcata si riduceva di 10 e 25 24% per ciascun carico, rispettivamente. Eh, diminuiva la frequenza delle falcate, uh, sì, ma non nella stessa misura della lunghezza. Inoltre il traino della slitta ha aumentato il tempo di contatto al suolo, come si può ovviamente eh, immaginare, l'inclinazione del tronco e la flessione dell'anca. Eh, cambiava il movimento della spalla che chiaramente andava a cercare di supportare, di aiutare quella che era la, la, diciamo, la, la difficoltà data dal carico maggiore. In linea di massima il carico più pesante ha comportato una maggiore interruzione della normale cinematica di accelerazione rispetto al carico più leggero, quindi rifacendosi al eh, principio del transfer o comunque rifacendosi al concetto che eh, movimenti simili producono transfer simili, probabilmente l'utilizzo di un carico più leggero è migliore se vogliamo eh, lavorare direttamente sulla capacità di accelerazione. Non è. Abbiamo visto in altre settimane che anche i carichi pesanti hanno un loro perché, però, in questo caso la conclusione è corretta a mio avviso, è quella di utilizzare carichi più leggeri. Ultimo studio della settimana che invece analizza l'effetto della pliometria e dello sprint training sulla capacità di accelerazione. Quindi. Ehm, andiamo a vedere anche quelli che sono gli effetti di questi tipologie di allenamenti sulla uh, cinematica del passo, sulla cinematica dello stance uh, e quindi su vari anche parametri, per esempio l'angolo la, uh, di forza di reazione al suolo, il rapporto tra forza orizzontale e risultante, eccetera, eccetera. Um, sono stati arruolati 16 atleti maschi di sport di campo, che hanno svolto allenamento sprint training o allenamento per la pliometria, in base al tempo registrato sui 10 metri in un pretest, diciamo così. Eh, L'allenamento prevedeva due sessioni settimanali per sei, settimanali, eh, per sei sessioni settimanali, scusa, scusate, due allenamenti settimanali, bello della diretta, quasi della registrazione per 6 settimane ehm, e entrambi i gruppi hanno ridotto il tempo di percorrenza da 0 a 10 metri 0,5 e 0,10 metri il gruppo di sprint training ha aumentato ricordatevi quello che dicevamo prima la lunghezza del passo circa il 15% maggiormente rispetto al gruppo di Pliometric. Eh, il gruppo di sprint training ha ridotto il primo e il secondo contatto Uh, dell'RF0, uh, quello che avevamo visto RF theta uh, l'angolo di forza di reazione al suolo risultante e uh, il rapporto tra forza orizzontale e risultante e il secondo contatto uh, HF, ossia uh, la forza di impulso uh, e l'impulso orizzontale. Um, in linea di massima, uh, l'allenamento per lo sprint e la pliometria quindi entrambi i metodi di lavoro possono migliorare l'accelerazione, principalmente attraverso un uh, miglioramento della lunghezza del passo e una maggiore enfasi sulla uh, forza verticale, quindi sull'impulso uh, verticale. Ehm, qual è ovviamente in questo caso la conclusione secondaria che mi sento di aggiungere? Che probabilmente un metodo specifico è stato visto, per esempio, sui parametri specifici come la lunghezza del passo ha un'enfasi e un effetto ma maggiore, però chiaramente anche il metodo pliometrico, lavorando sul tempo di contatto al suolo. Ha una certa rilevanza e deve essere integrato se vogliamo raggiungere risultati ottimali. Come ogni settimana abbiamo cercato i titoli più interessanti su una determinata tematica. Eh, spero che vi sia piaciuto questo video e vi invito a lasciare un commento se avete qualche dubbio, domanda e ovviamente un bel mi piace. Eh, sapete che potete trovare questi articoli e tanto altro materiale al nostro blog, al link qui sotto, non mi resta che salutarvi. Ma prima mi raccomando, mettete mi piace al canale e attivate la campanella così da non perdervi tutti i prossimi appuntamenti con The Week's Review, ma non solo, del canale YouTube di Performance Lab. Noi ci vediamo il prossimo weekend. Un saluto.